Ciao ciao! Batigia, guardate, questo è il mio regalo per un Natale speciale. Il tipico regalo che vi aspettereste da un genio come me. Evviva, evviva, evviva! Non riesco a credere ai miei occhi. Koji, ma questa slitta è veramente bellissima. È identica a come ho sempre immaginato che potesse essere la vera slitta di Babbo Natale. Ho deciso, nel giorno di Natale mi travestirò da Babbo Natale. Volerò sopra tutta la città e porterò i doni ai bambini che sono stati buoni. Saranno tutti così felici nel vedermi. Sono commosso solo al pensiero delle loro facce. Dovresti frenare un po' le tue emozioni, Ciaciù. Koji, possiamo provare a fare un giro con la slitta? Perché no, certamente. Ecco il telecomando per guidare la slitta. Ciaciù, sei pronto per diventare Babbo Natale? Sono pronto, prontissimo. Wow! Ehi, uccellini, guardate! Anch'io posso volare proprio come voi! Ai, ai, ai! Questi uccellini sembrano proprio arrabbiati! Koji, la slitta dovrebbe essere controllata dal telecomando, ma sta andando per conto suo! Sembra proprio che ci siano dei problemi tecnici! Dovrà sistemarla! Questa slitta mi ha proprio messo KO! Non ti preoccupare, Ciacia. Il ricambio per questa slitta si trova nel mio laboratorio. La riparerò immediatamente. Sì! Ma Koji, noi dobbiamo distribuire i doni ai bambini stanotte stessa. Non abbiamo molto tempo. Tranquillo, farò del mio meglio per riparare la slitta al più presto. Fai quello che devi. Ora io devo prepararmi per stasera. Fino ad allora pensa a riparare la slitta. Oibò, ho qui pronti tutti i doni da distribuire ai bambini stanotte. E con questo costume rosso sembro proprio Babbo Natale. Sembra proprio che quel ciccione stia trasportando un bel bottino. Avanti, Rosy, prendiamoglielo subito, andiamo! Oh no! Ma dove è finito il mio sacco con i doni per i bambini? Oh? Ehi, Ciaciù, cosa c'è? Cosa devo dirti? Il mio sacco dei doni è stato rubato e ora dimmi cosa porterò ai bambini stanotte? Sono nei guai! Calmati, Ciaciù, troveremo una soluzione. Ehi, Batigia, per fortuna non mi hanno rubato anche il tuo regalo. Oh, wow, guarda, un walkie-talkie. Già, volevo regalartene due, ma l'altro l'ho lasciato nel sacco. Eh? Non serve a niente averne uno solo, lasciamelo buttare via. Idea! Sai, Ciaciù, forse questo walkie-talkie può aiutarci a scovare il ladro. Davvero? E come? Proviamo a chiamare con il walkie-talkie il terminale che si trova nel sacco che ti hanno rubato. Ma che scherzo è questo? Dentro al sacco ci sono soltanto dei doni per bambini! Che perdita di tempo! Pronto? Ciaciù, devi far finta di essere Babbo Natale. Chiedi che ti restituisca tutti i regali. Oh, pronto! Qui è Babbo Natale, chi parla? E Giocava, non può essere davvero Babbo Natale. Hai ragione, Rosy. Pronto? Se tu sei Babbo Natale, allora io sono un extraterrestre. Che sciocchezza! Un alieno non parla al telefono. Allora, se Babbo Natale può fare delle telefonate, perché non potrebbe farle anche un alieno? Ciaciù, questi ladri non sono altri che Giocavar e Rosy. Devi dirgli così. Ascolta bene, Giocavar. Hai rubato il sacco con i doni che avevo preparato per i bambini. Devi ridarmelo immediatamente. Eh?
Come fai a sapere che sono proprio Jogavar? Ma te l'ho detto prima, sono Babbo Natale! E io so sempre tutto! Jogavar, perché dovremmo restituire il bottino? Digli che vuoi qualcosa in cambio! Jogavar! Giri da troppo tempo con quella vecchia motocicletta! Potrei darti un nuovo veicolo tutto per te! Proveresti la sensazione di volare! Ma che cosa dice Babbo Natale? Jogavar, non vorrei mica cambiarmi! Sono la tua fedele compagna da così tanti anni! Ha ragione Babbo Natale, Rosy. Ormai tu sei vecchia e ho assolutamente bisogno di un mezzo più veloce. Devo cogliere la palla al balzo. Oh. Ottimo, Jogavar! Porta il sacco con tutti i doni alla vecchia discarica. Troverai lì il tuo nuovo veicolo. Il mio piano ha funzionato. Ora vediamo cosa succederà. Pronto, Ciacia? Sono riuscito a riparare la slitta alla perfezione. Il telecomando funziona. Stai certo che non ci saranno più problemi con il volo. Vieni a prenderla il prima possibile. Ehi, Battigia, Koji dice di aver riparato la slitta, ma io non voglio più salire su quella sua invenzione. Non so cosa mi potrebbe succedere. Ciacciù, non ti preoccupare, non dovrai salire su quella slitta. Lo farà il nostro Jogavar. Sono contento che tu sia venuto, Jogavar. Il tuo nuovo mezzo volante ti aspetta. Jogavar, aspetta un attimo. C'è qualcosa di strano. Non vedo Babbo Natale da nessuna parte. Rosy, stai buona. Sei solo gelosa e sospettosa. Quel regalo è mio. Andiamo. Inizia il divertimento. Che veicolo fantastico! Può davvero volare! E che dire di questa splendida vista notturna! Wow! È veramente una gioia per i miei occhi! Questo regalo diventerà presto la tua punizione, mio caro Jogavar! Oh! Anche aiuto! Ma che diavolo sta succedendo? Oh! Dimmi, Jogavar, ti stai divertendo? Che razza di guaio mi hai cacciato, Babbo Natale? Aiuto! Oh! Aiuto! Oh! Oh! Battigia, dammi subito il telecomando o farò cadere tutti i doni per i bambini e rovinerò il Natale! Guarda, Battigia, è il mio sacco con i regali! Ok, Jogavar! Prendilo! Eccolo! Rosy! Sei tu la mia più cara amica! Salvami, Rosy! Ciacciù! Adesso tocca a te salire sulla slitta, dai! No, Battigia, non ci voglio più salire su quella slitta. Io ho troppa paura. Non preoccuparti, Ciacciù. Salirò anch'io assieme a te, tranquillo. E finché sarò al tuo fianco, non ti accadrà nulla. Ci penso io a catturare Jogavar. Non potrà sfuggire al mio poderoso calcio. Oh, che meraviglia! La slitta non mi fa più così paura. Sbrighiamoci, dobbiamo consegnare i doni ai bambini. Dovresti solo vergognarti! Fermati! Oh, accidenti! Ma da dove è spuntata la polizia? Rosy, blocca la strada, banduchini!
Babbo Natale, aiutaci a catturare quel ladro. Non può farla franca. Nessuno può sfuggire alla legge e ai calci di Banduchini. Ma guarda, questo è lo stile inconfondibile del capo. Il male riceve sempre una punizione, vero Cia-Cia? Oh, hai ragione, Batigia. Buon Natale!